Ciao, qui Liprandi. Oggi salutiamo Annalita Cacioppo, Leo e Matteo Mobrici. E questo è il set Lego numero 6895, lo Spy Truck One, prodotto nel 1989, quindi 27 anni fa. Questo set consiste di 136 pezzi ed è la parte della prima collezione Lego Space Police. Include due minifigures. Il primo è naturalmente un poliziotto spaziale che indossa una bella uniforme bianca e nera. Possiamo ancora vedere il classico simbolino Lego Spazio qua sul suo petto, che però è stato un po' ingrandito. Indossa naturalmente uno zainetto perché siamo nello spazio. E mi piace questo casco bianco con il visore rosso. Se rimuoviamo il casco vediamo un faccino sorridente. È molto semplice perché negli anni 80 gli omini Lego avevano tutti questo faccino sorridente. L'altra minifigure che troviamo nel set è chiaramente il criminale spaziale ed è vestito tutto di nero con i guanti neri, lo zainetto nero, il casco nero e persino il visore nero e non vediamo attraverso, però se lo solleviamo troviamo un altro faccino sorridente. È curioso notare che questi omini vestiti di nero erano semplicemente gli omini regolari nella collezione Lego Blacktron che era uscita un paio d'anni prima e poi improvvisamente sono diventati i criminali nella collezione Lego Space Police. Ora, io mi devo scusare perché questo giocattolo che vi mostrerò è tutto impolverato e i pezzi stampati hanno perso un po' del loro colore. Ed è tutta colpa mia, perché ci ho giocato un sacco quando ero bambino. Infatti, questo set è stato un bellissimo regalo di Natale nella mia infanzia. E ho giocato tantissimo con questa minifigure. Immaginavo che fosse Jesse Mack dalla serie TV Street Hawk. Adesso possiamo dare un'occhiata più da vicino al carro armato. Il veicolo ha quattro ruotone gigantesche, quindi potrà andare praticamente ovunque. Sono attaccate con dei semplici pezzetti di Lego Technic, vedete qua nel buchino, e girano piuttosto bene. Qua sul davanti abbiamo una grossa cabina, possiamo aprirla sollevando il vetrino rosso, e dentro ci sono un paio di leve che serviranno al nostro poliziotto per manovrare l'intero veicolo. Allora, facciamo sedere dentro il poliziotto. E a questo punto direi che la cabina è l'unico rimprovero che io ho sempre avuto da fare a tutto il set. Vale a dire che non mi piace perché non si chiude, non è ben sigillata, cioè quando io tiro giù il vetrino le fiancate rimangono scoperte. Se non altro il nostro omino non si bagnerà se si dovesse mettere a piovere. Qui nella parte centrale del veicolo abbiamo tutta una sezione che è su un perno e si muove e questa è la funzione più bella di tutto il set. Allora, se io spingo con il mio dito qua su questo pezzo stampato, spingo sulla parte sinistra e il veicolo gira a destra. Spingo sulla parte destra e il veicolo gira a sinistra. È divertentissimo, possiamo manovrare e guidare questo veicolo ovunque vogliamo, tutto intorno. Funziona alla perfezione ed è veramente divertente. Ed è anche molto interessante vedere come hanno costruito il meccanismo. In questa sezione centrale troviamo anche un paio di accessori per i nostri omini, vale a dire, qui vediamo un piccolo walkie-talkie che è agganciato da questo lato, mentre dall'altra parte c'è una specie di chiave inglese spaziale. Qui vediamo degli altoparlanti, perché in fondo si tratta di un veicolo della polizia, e delle sirene. E qua c'è la parte posteriore del veicolo, dove vediamo dei propulsori magari qua dietro, qua ci sono altre lucette rosse, ma troviamo soprattutto la seconda attrazione del veicolo, un'altra bella funzioncina. Praticamente tutto questo complesso posteriore può essere rimosso dal veicolo, dobbiamo soltanto farlo scorrere indietro in questo modo e lui verrà via. E il complesso non è altro che una piccola prigione portatile e una gabbietta con le sbarre laser. Sono bellissimi, sono sempre piaciuto un sacco. Purtroppo il simbolino Space Police qua si è un pochino cancellato negli anni, ma tutto sommato riusciamo ancora a vederlo e a leggerlo. Mi piace il vetrino rosso. Possiamo aprire questa gabbietta e dentro ci teniamo prigionieri il nostro criminale spaziale che calza alla perfezione. Chiudiamo di nuovo e lui non potrà più fuggire. È anche bello notare che gabbiette uguali a questa erano incluse in molti altri set della collezione Space Police, quindi potevamo mettere insieme tutta una serie di piccole prigioni uguali a questa. Allora, la rimettiamo a bordo del veicolo facendolo scorrere di nuovo in avanti e non dobbiamo fare altro che guidare il veicolo di ritorno alla stazione di polizia. Nel complesso si tratta di un altro bellissimo giocattolo dagli anni 80. Mi piace il suo design, mi piacciono questi colori combinati insieme, il blu, il nero e questo rosso brillante.
La funzione è uno spettacolo e funziona a meraviglia. Io ho giocato tantissimo con questo giocattolo di cui mi sono innamorato già da bambino e in realtà potrei continuare a giocarci ancora adesso. Allora, se vi è piaciuto il video, se vi piace il giocattolo, condividete il video e iscrivetevi. Ciao!